Che i moduli non esistono più. Il modulo viene usato dal giornalista per raccontare la cronaca di uno sport all'utente medio che non ha le competenze, ma non esistono. Esistono 11 giocatori che devono saper fare tutte le fasi della partita. Ora, il calcio è molto evoluto ed è diventato praticamente uno sport di logica, dove io costruisco da portiere perché il portiere mi crea superiorità, perché è un uomo che il loro portiere non può venire a prestare, quindi noi in quel momento siamo in 11 a giocare contro 10 che difendono, ok? E io devo riportare questa superiorità in tutte le zone del campo per arrivare in porta. Poi è ovvio che io posso fare gol da metà campo, ma concettualmente fare gol da metà campo è una cosa che succede in maniera straordinaria, una volta durante la stagione, due volte. Quindi concettualmente il lavoro è quello di creare la superiorità in tutte le zone del campo. Sono 60 per 100 metri, 6.000 metri quadri da occupare con le posture corrette e coi tempi giusti, ingannando l'avversario per liberare gli spazi e andandoli a occupare coi tempi giusti. Cioè, il calcio è uno sport veramente complesso, solo che più sono scarsi e più cercano di semplificarlo, ma è complesso. Allora, cosa esistono? Esistono le identità. Quindi la mentalità che la squadra avrà. Sono squadre come Conte che vogliono avere tanto campo in avanti e difendere in 11 sotto linea palla. Ci sono squadre come l'Atalanta che ti giocano uomo contro uomo, prendono la parità numerica in ogni zona del campo. C'è un allenatore come Guardiola che ricerca superiorità in tutte le zone del campo. Quelle sono identità. Poi c'è la strategia che cambia di partita in partita. Ma ad oggi la ricerca, la costante, ok, deve essere sempre quella di fare la scelta giusta. Quindi anche tecnicamente, che poi posso sbagliare, ma concettualmente deve essere sempre la scelta giusta, con i piedi giusti, perché se io calcio col destro prende un giro, se calcio col sinistro prende un altro giro, come se do uno schiaffo col destro uno va a cadere qua, se io col sinistro cade dall'altra parte. E quindi bisogna parlare di identità, di tipologia di pressioni, che tipo di pressione faccio, vado molto in avanti, aspetto, allora queste sono identità, ma i moduli non esistono più, cioè questa è molto semplice. Ragazzi, volevo rispondere a tutte le domande bellissime che avete fatto, ma non c'ho tempo, quindi stasera alle 20:30 facciamo una direttina di un'ora. E per chi non ha tempo di seguire la diretta di Falsone, noi la seguiremo, la metteremo qui su YouTube, come sempre. Al prossimo aggiornamento, Grande Fratello, ciao!